rivolgermi all'amico Giannelli, che ci ha preso un po' in contropiede. Cioè, io volevo soffermare l'attenzione sulla questione dell'ordine del giorno, sul contenuto dell'ordine del giorno. Pretendere che noi lo votiamo, abbiamo un problema favorevole dell'ordine del giorno dove tu ci hai pensato a lungo, e credo che sia oggetto davvero di una sintesi meritevole, e vuol dire approvare in toto l'ordine delle virgole e i contenuti, e in tutti i contenuti. Quindi secondo me, pur condividendo, cioè, perché possono essere, sicuramente condividendo lo spirito con cui tu hai affrontato l'argomento, credo che sia una forzatura portare l'Aula a un voto di questo genere. Volevo, il mio intervento, come mi caratterizza spesso, volentieri, un po' molto polemico. Volevo soltanto fare una piccola sottolineatura. Dalla parte hai detto bisognerebbe escludere i politici, poi ti sei corretto, i politici arroganti. Io ti volevo soltanto far perdere 30 secondi, ma è un momento più importante. Vorrei raccontare una piccola vicenda che sta dietro la presentazione del bonus e del collega, il tuo grande collega Valle. Valle fu portato a Pordenone a progettare il bonus della direzione e della presidenza della Zanussi. Ti ricordo che l'immobile che oggi è verso via Pola fu a lungo sede della presidenza e della direzione della generale della Zanussi. A Valle, a metà degli anni 70, oltre che dare incarico di presentare il bonus, è fu dato anche da parte della presidenza della Zanussi, dove io all'epoca facevo il portavoce, l'ospita, non so, l'individuo che stava imparando il proprio lavoro, fu affidato a parte della presidenza la progettazione dell'immagine istituzionale della Zanussi, che poi veniva gestita dall'ufficio dove io ho imparato il mio mestiere, quindi dall'ufficio pubblicità. Ti voglio dire una cosa, attenzione ai grandi architetti, scusami, ma non so se tu vuoi collocarti tra i grandi piccoli. Valle progettò l'immagine della Zanussi, come ho detto, sei giallo e Zanussi, vi ricordo, Zanussi, fondo giallo, ex fondo giallo, dopo giallo, e fece un lavoro incredibile, secondo me davvero incognito in molto interessante. Ebbe però la supponenza di riuscire ad andare a progettare anche la carta intestata. Bene, progettarono la carta intestata, la stamparono, fu messa a magazzino non so quale tonnellata di carta intestata Zanussi gialla, e alla prima fotocopia che facemmo sulla fotocopiatrice, quindi la provate a fotocopiare il giallo, ecco, fu buttato al macero non so quante tonnellate di carta intestata gialla della Zanussi, perché il buon architetto Valle ebbe la presunzione di pensare che l'immagine che il giallo, quando il giallo e Zanussi, che erano sicuramente una ragazza, la portò all'estremo. Questo è solo per dire che secondo me va raccolta. Io volevo soltanto dire una cosa, secondo me, e concludo, non mi prendo assolutamente i miei 10 minuti, anche perché non ho altro da dire, perché sull'argomento che non sono preparato in materia, come ho detto, c'è proprio il tuo piede. E credo che vada raccolta la sollecitazione di condividere una progettualità. Credo che peraltro ciò che ha detto l'assessore vada rispettato e tenuto in considerazione, non può essere una progettualità lasciata così a briglia sciolte, vaglia in qualche modo guidata, e credo che i politici insieme ai tecnici devono necessariamente avere il loro spazio, perché sia i politici fanno stronzate, scusi, e fanno sciocchezze, ma anche gli architetti ne hanno fatte parecchio.